L'associazione di volontariato Noi Donne Soprattutto continua la propria opera per cercare di migliorare la qualità psicofisica dei pazienti oncologici, in particolare delle donne affette da cancro alla mammella, grazie all'ambizioso progetto Oncologia Sociale, studiato per consentire ai pazienti oncologici il reintegro nel contesto sociale e al contempo l'avvicinarsi ad uno stile di vita sano. Tre, gli obiettivi che il progetto intende perseguire: rieducazione alimentare, riabilitazione e fisioterapia oncologica e cura dell'estetica. Il paziente oncologico è soggetto attivo nel proprio reinserimento all'interno del contesto sociale e si vuole avvicinarlo ad uno stile di vita migliore, ad una qualità migliore della vita. Il progetto di oncologia sociale si snocciola quindi su tre step importanti che vedono poi l'allocazione di tre stanze diverse a seconda dell'obiettivo. Innanzitutto, il primo obiettivo è relativo all'alimentazione, una rieducazione alimentare, vivere meglio mangiando sano, l'importanza dell'alimentazione. Quindi una stanza all'interno dell'azienda ospedaliera sarà allocata in modo tale da consentire a nutrizionisti, esperti del settore, di dare informazioni sui cibi più utili e altri invece da allontanare, dando anche proprio dimostrazione di come cucinarli, un po' un ritorno alle origini, quindi al centro la dieta mediterranea, con un'alimentazione povera, soprattutto di grassi, di carni rosse e ricca invece di legumi, di cereali, un'alimentazione insomma povera. La seconda stanza sarà allocata per un obiettivo differente, la forma fisica, intesa non solo come attività fisica, ma cioè l'importanza che ha la riabilitazione oncologica. Spesso usciamo dall'ospedale senza avere le informazioni utili, quindi una stanza dove ci saranno esperti del settore fisioterapisti che daranno indicazioni per una ripresa motoria finalizzata anche ad un reintegro nel contesto sociale. E poi c'è l'aspetto non meno importante relativo alla femminilità vera e propria, cioè il trucco e parrucco. È importante perché con il cancro la femminilità non viene meno, al contrario, quindi ci sarà un'area dedicata ad estetiste oncologiche che daranno informazioni relative a creme, trucchi molto più sensibili, perché con la chemioterapia si ha diciamo, come dire, un impatto differente sulla pelle, sui capelli, quindi l'importanza, insomma, di avere i giusti consigli. Ed è un momento di aggregazione che è fondamentale perché nel percorso confrontarsi con gli altri ti dà modo di capire che la malattia non è soltanto tua, quindi puoi aprirti con i tuoi dubbi, le tue incertezze e fare un percorso di reinserimento nel contesto sociale. Questo è l'obiettivo fondamentale del progetto Oncologia Sociale.